L'Abruzzo da bere piace ai milanesi. Lo avevamo scoperto lo scorso anno e la conferma è arrivata puntuale anche in questa edizione 2013, in cui 30 produttori hanno avuto modo di presentare i loro vini ad appassionati nella prima giornata e nella successiva, quella del lunedì, agli addetti ai lavori, quindi ristoratori, enotecari, distributori. Questo Abruzzo di sera è andato in scena in un locale storico del centro di Milano, l'Osteria del Treno, nella Sala Liberty. Il feeling tra l'Abruzzo e Milano è destinato a consolidarsi con l'avvicinarsi del tanto atteso Expo 2015. Ascoltiamo Mauro Febbo, assessore regionale alle politiche agricole. Vorremmo fare qualcosa di grande, qualcosa di importante, può essere il tassello che manca al nostro vino e quindi a tutto ciò che rappresenta il vino per l'economia agricola abruzzese per una svolta. A sostenere l'impegno dei consorzi di tutela della regione, il Movimento Turismo del Vino. Il presidente Nicola D'Auria sottolinea l'importanza della giornata tecnica di Abruzzo di sera. Spero che questi contatti con delle persone un po' dirette possa premiare i piccoli produttori, portare a casa qualche conoscenza positiva con qualche distributore, enoteca, ristorante, e chiaramente è qualcosa di più tangibile. Tra gli ospiti anche il gastronauta di Radio 24, Davide Paolini, che a fianco dei consolidati Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo esprime positive valutazioni su un altro autoctono. Ora sta venendo forte anche il pecorino, un vino bianco che secondo me sta crescendo molto. Poi in Abruzzo ci sono prodotti straordinari. Il presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Tonino Verna, traccia un bilancio delle due giornate. Ospiti importanti sia ieri sera con i consumatori finali e sia oggi con gli addetti ai lavori, dagli enotecari ai ristoratori ai giornalisti esperti di enologia. Ci hanno detto: avete delle eccellenze, fatevi conoscere, impegnatevi, investite. Investire non significa soltanto mettere dei soldi. Per questo, conclude il presidente Verna, puntiamo a consolidare la conoscenza dell'Abruzzo in tutte le sue espressioni, con obiettivo Expo 2015. La Regione Abruzzo, il Consorzio e i produttori vitivinicoli abruzzesi saranno presenti con la caparbietà che li contraddistingue, perché siamo sicuri di portare a casa grandi soddisfazioni non solo dal punto di vista etico-morale ma anche dal punto di vista finanziario.